Pronti alla sigla? Attenzione, vai, attenzione. Vai. Perfetto. Ora possiamo giocare. Finita. Facciamo ma play. Finita. Ma che la tua sorella non è finita. Oh, chi è che non ha? Ci sono io e Cico e basta. Dai, vai, ok, ecco anche gli altri che ci raggiungono nel gioco. C'è anche Anna, la sbanunata, però è addormentata. Sì, che ci sono anch'io. E c'è anche quel pisello di Alex, sono pazzesco. Io. Eccolo. Presente. Che schifo Alex comunque, cioè non come è possibile. Come che schifo? Perché? Oh, si può belli, ci sono un sacco di mappe. Oh, allora, comunque, per quanti non l'avessero ancora capito, siamo su Piggy, ma è nei Simpson. Quindi, boh, a me piacciono molto i Simpson. A Cico piacciono i Simpson? Super, ma vedi, Homer è bellissimo. Anche a me. Mia. E ad Alex, invece? Anche a me piacciono, li guardo all'ora di pranzo. Bravo, e ad Anna, no. Bellissimi anche i Simpson. Anna. Allora, mettiamo un player, mi raccomando. Freeze deve essere una ma modalità. Ma ci sono tantissime cose, hai visto, mettiamo hai qualcos'altro. Visto. No, perché tua sorella non ne ha voglia. Quindi adesso dai, mettiamo player perché mi sembra la cosa più ragionevole. E finalmente stiamo per entrare in gioco. Oh, spero di essere io, Homer. Perché qui il mostro si chiama Homer. Ma non penso subito. Ma sicuramente sarò io. Ah, però c'è la storia. Ah, no, ho tanti ricordi qui, ho tanti ricordi. Ma al naso moscio, vabbè. Ah, devo scappare prima che qualcuno. Qualcuno? Che qualcuno? Qualcuno cosa? Che qualcuno. Prima che qualcuno. E da, la prima manata. Così, no, no, io non ho visto, cosa è successo? Piggy son sentita. È stato scelto il sono io! Non ci credo! Oh, il lungo Homer sono. Ma sei Homer o Krusty? Sono Homer, ma sono come cammino tutto con il sedere stretto, con le chiappe strette. E poi sono luminosissimo, emano luce divina. Hai le chiappe luminosissime. Sì, una volta rilasciato cerca di eliminare tutti i giocatori e questo lo sapevo. Sei stato scelto come il Homer. Aspetta qui. Ma dai, ma non voglio aspettare, voglio andare. È bellissimo. C'ho anche una mazza. Bellissimo. Davvero, è molto colorata. È luminosissima. Guarda che bello, sono libero. Alex, oh! No, dai, io no. Sono Homer, no, ti tocco tutto. Niente, siete andati in mamma un buco. Mia, fugone. Non mi piace quando tutti vanno in un buco. C'è quel ballerino del pisello. Homer vieni qui. No, Homer è rottissimo. Sono Homer. Vabbè. E metto una trappola. Freddy Alex, è lì. Ho cagato una trappola. Alex, no. T'ho dato il mascarzone. No, me l'hai già preso. Ti ho preso, Alex Nauz. E adesso devi piangere nella sedia Piango. Dei bambini esclusi. Bravo. Che non è bravo, manca ma che piano. Ma allora posso rinascere. No, no. Piangi meglio, no. Scusa. Se piangi meglio, forse. Che cos'è? Cos'era? Che schifo, cos'è? Questo era un verso di un dinosauro. Qua dovete fare su Instagram Jurassic Park che parte la musica e poi va what is that? Che schifo che sei. Ma è una cosa spaventosa. Ma voi state capendo cosa dovete trovare? Perché ci sono un sacco di cose. No. Cico sì. Non sta servendo a niente. Ti devo uccidere, Cico. Dai, mi dispiace. No, 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 aspetta. Oh, allora, Homer ti tocca tutto. Homer, prendi Anna. No, Homer vuole Cico. Homer vuole Cico. Homer, prendi Anna. Vieni qui, Cico, nel muro. Boom. Sì. E niente. Ahia, ho anche dato una testata al microfono. Mi ha dato la mazzata. Cico è stato preso da Homer. Adesso Homer prenderà anche Anna. Dove sei, Anna? No! Guarda che sopracciglio che ho. Guarda come sono arrabbiato. Su tutto. Su questo sono proprio io. Guarda, molto uguale a me comunque. Homer! Sono. No! Oh no! Alex, vuoi gentilmente dire ad Anna la regola numero 212/3 del codice dei video di Lion, per favore? È inutile bloccare Lion in questi giochi perché se no guardiamo e non parliamo del nulla. Bravo, sei bravo, sei bello e bravo. Ti faccio una canzone. Ma com'è pure bello? Alex è bello e bravo, ma no. Bello e bravo? No, come non no? È vero. Se la canta da solo. No, 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 che non lo è. Perché in realtà brutto è, Cico, fai il controcanto. Brutto no, è. No, non lo dico che bello è, non lo dico. Devi dire bello è, mentre io dico brutto è, vai, okay, vai. Ok, brutto bello è, brutto bello è, bello è. È brutto. Sì, adesso Anna basta. Adesso devi morire, basta. Tanto non scappi, non sei capace. Come è fatto a uscire? Dai, non è possibile. Homer come fa a uscire lì? Non è possibile per Homer. Porta. E invece è possibile. Becca questa scafuddata sul coppino. Come scusa? Una scafuddata sul coppino. Ma è stato molto bello. Devo dire che spero di capitare di nuovo io. Ma
prima ma di tutto, no, così non ti gusti la bellissima mappa. Eh beh, anche questo è vero. Ma prima di tutto devo comprare un altro Homer. Vai, compriamo un po'. Allora, vediamo un po'. Dunque, quale Homer mi consigli, Chico? Secondo te? Secondo me l'Homer non lo so, devo un attimo. Secondo me Krusty è meglio di Homer. Krusty è meglio di Homer. Effettivamente, comunque, il suo naso moscio è molto bello. Cioè, anche Krusty è più bello. Ma Freeze Homer è molto bello, Freeze Homer. Costa pure troppo. Pure Chief Wiggum. E anche Infected Bart è molto bello, Il commissario Winchester, mannaggia voi. Non so quanti di voi da casa conoscono i Simpson. Li guardavate, li guardate? Perché sono un po' passati di moda negli ultimi tempi, comunque. Tutti i giorni io. No, raga, ma non, ma è, non scusa, è vero che sono passati di moda. Beh, quando io guardavo i cartoni animati tutti i giorni prima di andare a scuola, mannaggia Pippo. Aspetta, è un furtone. Costa troppo. Non importa, vai, spendiamo, vai. Niente. Bisogna far girare l'economia. Ah, compriamoci. Ma quanto ho comprato? Non mi bastano per... Ah, mi è bastato, ho comprato Infected Bart. Bellissimo. Ma quello lì si può strisciare nei buchi. Allora rifacciamo play, amici. Vai, venite. Dai, un'altra modalità, facciamo freeze. Allora, prima di tutto tua sorella mascalzona, Ma perché? Rantegoso sei. Rantegoso e Besughi. Adesso siamo nei Simpson, sì, non infatti, nei allora mettiamo chapter 2 questa volta, così vediamo tutte il le mappe. Sono molto belle comunque. Guarda, ce ne sono addirittura 6, Alex. Quale numero viene dopo il 5? Il 6? Quale numero viene prima del 7? 6. Quanto cacchio ci metti? Ci ha messo un po' stavolta. Quanti le numero viene dividendo 12 per 2? 6. Bravo, pazzesco. È sempre 6, Alex, di sempre 6. È facile. Quale numero viene dopo l'8? 9. Che sei al contrario, però. Pazzesco. La matematica è magica. Sempre il 6. Sempre il 6. È tutta una congettura sensuale. Cioè, non si sa. Vabbè, abbiamo messo player. Quindi possiamo partire. Chico oggi è bello. Chico. Ma io voglio l'altra modalità. Io l'ho detto. Nessuno mi accetta. Chico oggi dorme comunque. Però c'è il continuo. L'esperimento. Ma che cosa succede? L'esperimento sembra aver funzionato. Spero di trovare i miei messaggi. Ma che ha fatto? Noi non abbiamo capito. Ma io devo finire la mappa per sapere cosa è successo. Esatto. Ma non l'abbiamo fatto perché siamo puzzoni. Quindi adesso Se Alex la finiamo Sì. Allora il Piggy Son, spero di essere di nuovo Alex. Sì, vai via, corriamo. Ma come si... Chico? Dimmi. Ma stai strisciando. Ma non cos'è questa cosa? Ma non credo che si possa camminare così sulle ginocchia senza perderle, comunque. Come no? Provaci, ma guarda. Nella vita reale dici che funziona. Io lo faccio sempre tutti i giorni, Dio. Vabbè, allora, vabbè, sei messo male. Le ginocchia forzute. Allora, ragazzi, pronti? Mi raccomando, Anna. Dimmi, sono qui, sono dietro. Allora, di te. Non ti osare fare tutto da sola, sai, ti tengo non d'occhio. Non ho fatto niente, qui però c'è una tavola di legno, la posso prendere? Sì. Homer c'è. Homer c'è. Ok, io ho una chiave e ho già apri. Guarda, ho già aperto. Homer è fuori. Mamma mia, che bravo. Homer si attacca al tram. Non puoi entrare, non puoi entrare perché sei l'hamburger. Non puoi averlo, siamo allora ancora chiusi. Allora potete uscire. Bene, tanto noi dobbiamo rimanere dentro. Ma infatti sì. Ricordati di questa cosa che hai detto, tu non puoi entrare e noi non possiamo uscire, perfetto. Va bene. Alla grande, ok. Andiamo a vedere come finirai. Va bene, secondo me non si deve uscire, raga. Secondo me dobbiamo rimanere sempre qua dentro. Gesù, ho trovato qualche cosa, vieni. Ma ci sono una quantità di chiavi colorate, è assurda. Ci sono un sacco di robe, poi qui. Guarda, c'è bravo. Tutto questo cibo. Chico ha aperto una porta, Chico è bravo. Guarda qua, mamma mia. È bravissimo. Oh, il martello lo prendo io, vinciamo, abbiamo già vinto, Alex. Oh, questo. Homer dov'è intanto? Rimane lì? Sono qua. Ah, che bello. Abbiamo voi aperto. Voi sapete cosa devi fare per vincere? Sì, dimmi tutto, Alex, dimmi. Devi riparare quest'auto dove sto io sopra. Ah, niente di meno. Pazzesco. Venite al piano di sopra, che mi sa che ho visto che si usa il martello in un altro punto, forse. Martellozzo. Di giù, mi pare, di giù. Ah, qui c'è. Ah, l'asse di legno di Anna. Metti l'asse di legno dove di Anna. Qui? Oh, ho fatto. Sono fortissimo. Chico, prendi la chiave, puoi prendere? Sì, prendo io. Ok, andiamo, siamo bravissimi. No, qui ci vuole un'altra chiave. La chiave violacea ci vuole. Qui dentro. Vabbè, stavo finendo tutto. Siamo veramente bravi, è incredibile. Oh, un acquario con dei pesci. Ma che bello l'acquario. C'è una fionda, possiamo tirargliela a Homer, forse. Io prendo la chiave inglese. Questa. Ma io ho ancora il martello, secondo me il martello serve ancora. Vabbè. La macchina serve il martello per la macchina. Vieni, andiamo. Allora lo andiamo a usare. Homer, abbi
pazienza, dobbiamo... No, 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 no. Qua non tu non puoi passare. No, allora, prima di tutto, scusa, cioè, allora, abbi pazienza, non mi puoi prendere per primo. Quante? Guarda cosa ha combinato! Guarda cosa ha fatto! È illegale fare. Allora, questa allora cosa voi rimanete qui e pensate di parlare con lui e cerchiamo di convinciamolo. Allora, guarda, Homer, parliamo chiaro qui perché la situazione qua non va mica bene. Dammi un hamburger. Allora, Homer, guarda, ce l'abbiamo con l'insalata, col cheeseburger, le patatine. Le patatine. Okay. Mi raccomando, tante patatine. Che è successo? Deficiente. Homer. Abbiamo finito, raga. Tutto a posto qui. A posto. Torna dentro. Scemo, scemo. Non rientrerai. Invece sì, scemo, scemissimo. Pupupuru. Alex puzza. Alex. Non rientrerai. Una formagella. Puzza di pisella. Eccomi qui, ci sono, amici. Non puoi entrare, non puoi entrare. Ho usato anche la chiave inglese mentre lui seguiva te. Andiamo. No, qui, aspetta, Anna è andata avanti da sola. No, non è vero, non è vero. Mentre tu lo distraevi, ho usato la chiave inglese sulla macchina. Era tutta una tattica, non te lo potevo dire, sennò ti scopriva, capito? Va bene, sei perdonata. Cosa bisogna fare quella ancora? Lì, questa, chiave viola. Viola. Bravi siamo noi. Sali su, ma Homer non si sta lamentando, il Liga non fa nulla. Oh. Adesso appena uscirete vi uccido tutti. Sì, certo, come prima, perché prima ci hai ucciso tutti. Noi non abbiamo fatto niente, abbiamo finito. Ma, siamo pazzeschi. Questo qui, guarda questa qui qua. Pazzeschissimo, e questa cosa sarà però? Giù, per giù, andiamo. Qui c'è un'altra fionda. Ma niente di meno, niente di più. Ma avete provato a fiondare Homer? Magari no, muore. No, ci provo? Certamente, mi sembra ragionevole come cosa. Poi quando usciamo lo fiondiamo e vinciamo, capito? Bravo, buona idea. No. Sì, invece. Cico, la fionda. Ok, non ci riesco. Andiamo adesso che siamo bravi. Cico, fai una cosa, vieni con me. Aspetta, fermo. Vieni con me. Dobbiamo... Ma poi si spreca, si spreca, non si può ricaricare. Dai, buoni. Lo so, però vieni con me, Cico. Anna lo sa perché l'ha sprecata. Ok. Allora adesso ti spiego. Tu con abile mossa ti fai, capito? Tipo volo d'angelo. Ok, ho capito. E poi gli spari. Ok, sei pronto? Ma andrà male? Comunque no, andrà benissimo. Non vai. Non posso farlo. Allora hai rovinato tutto il gioco. Pazienza, niente. No, hai rovinato pizza. Il gioco, Cico. Cioè, così non si fa comunque. È molto sono raccapricciante. Fuori basta. Sei fuori dall'avventura, esatto. Decisamente. E sì, da basta. Solo. Cioè, vieni non è possibile. Fuori con me. Non è possibile. No, tu stai da solo invece. Infatti. Abbiamo aperto le ciambelle. Buone. Su, qui c'è una chiave nera. E c'è anche la Nutella qui. Alex non può averne nulla, poverino. Guardate qui, c'è la Coca-Cola, le patatine, ci sono i fagioli, gli Oreos e poi la barretta Roblox. I Blocks Franklins. I Blocks Franklins. Ah, sono i miei preferiti. Mamma mia, quelli sono i buonissimi. Rantegosi. Andiamo, dove va usata qui questa? Qui c'è la porta con la chiave nera. Sì, che bene, neanche si vede. Guarda come siamo bravi. Ma siamo fortissimi. Oh, fermi, attenzione, via tutti qua che devo guardare io. Allora c'è una ciambella. Guarda che c'è fuori. Dove fuori? C'è Homer! Cosa ci fai qua dentro? Homer! Fuori! Allora, qua c'è scritto: non ha resistito al richiamo del cibo. Giorno 1 si sta lamentando di avere mal di testa. Giorno 6 ha vomitato. È Alex. Giorno 10 la formula sembra sbagliata. Giorno 20 è molto più aggressivo. Sì, qualcuno ha dato delle medicine a Homer e l'ha trasformato in un cattivo Homer. E vedi qua, stavamo pure cercando di fare gliele hanno fatte mangiare la con le ciambelle. Queste ciambelle tutte chimiche intossicate. Allora abbiamo la chiave bianca, dove va usata, amici? Che paura, brutto figlio di... Guarda. Dai, sei un cretino. Dai, l'ho visto a fianco, mi sono spaventato. Homer. E il puntato ha fatto Homer. Mi sono cagato addosso. Dove l'ho usata sta chiave bianca? Nella macchina. Homer, spostati. Forza. Sicuro. No, ti devi levare. Guarda, Homer. No, già sono contento che di averti fatto perdere 10 anni di vita. Brutto Homer, maledetto. Dai, potevi pure scappare. Dai, me. È pieno di trappole. Fatto okay, fare così, vedi, infatti, se uno la prendeva era stupido, eh. Oh, siamo scappati, abbiamo vinto, niente. Vinto. Facile. Stupido Homer. Oh, c'è il filmato finale. Ah, che cosa ha detto Krusty? C'è Bort, quello là. Ma c'è è quello? No, è qualcos'altro, qualcosa qui. Forse stanno cercando la ciambella intossicata, sicuramente. Può essere. Dopo però era Bort. Un Bart un po' porcello, quindi allora, era un Bort. Ma io sono bloccato nella mappa con Homer. Ma infatti sì, anch'io. Vabbè, siamo fuori. Ok, molto bello. Adesso potrei comprare, cosa ridi? La 2 per possibilità di essere Homer. Ma però, perché vuoi essere sempre Homer? Mi avanzano i soldi. Ah no, costa Robux. Dobbiamo farla a giro, scusa. Hai ragione. Tanto spero di essere io comunque. Va bene, rifacciamo play allora. Manca Alex. Che schifo.
Dai, Alex, ti muovi. Alex sta continuando. Eccolo là, è arrivato. Alex, chiedi scusa. Chiedi scusa. Guardavo perché. Alex, chiedi scusa all'autista che stavi per prendere il tram. Brutto vergognoso. Com'è possibile che tu sia così vergognoso in tutto? Però oggi sei stato bravo perché ti sei comportato bene come Homer. Grazie. A parte quel singolo episodio. Perdendo. Quello è stato il mio migliore. Capitolo 3, la scuola. Questo qui è bellissimo. Allora, questa vi dico... è bellissima. Magari c'è anche Wally. Vi dico che cosa succederà. Allora, se c'è Alex come Homer, non la facciamo. Perché usciamo. Non è possibile. Usciamo. Se c'è Chico come Homer, moriamo tutti. Perché okay, è classico. Ci sta. Se c'è Anna come Homer, va bene. Però soffrirò e mi lamenterò per 5-6 minuti. Invece, se ci sono io come Homer, che sarò usciamo bot. No, allora giochiamo perché è bellissimo. E sarete anche felici, tutti gaudiosi. Come super no? Felice. Che felicissimi. Con pazzesco. Lo skateboard. Sì, proprio goduriosi. Allora, giusto. Mi devo nascondere. Devo nascondere queste ciambelle, però. Ha rubato le ciambelle! Ha fatto bene perché sono intossicogene. Nessuno le troverà qui. Oggi cambierò. Le ciambelle di Homer, è una cosa sessuale, scusate. Beh sì, sì, lo no, è. No, lo vuole lo farlo è. Guarire, perché Homer sta mangiando quelle infette. Meno male che c'è Anna che ci spiega dal bagno, pensa te. No, è Chico! No. Se avete il coraggio, dai! No. Se avete il coraggio un po'. Vabbè, dai, solo sì, per vedi? Oggi. Lo solo sapevo. Però solo oggi, la prossima volta no. Solo un giorno vuoi fare. Muove, si muove. Alex voleva raccontare le storie della sua vita per un attimo. Gli è preso un attimo di infatti. Capito, un attimo. Poi di cretino. Mi sono ricordato di essere Alex, quindi. Sì, capito, perché giustamente non è che poi esatto. Certo, non è che vada bene. Aspetta Milano, voglio venire con te. Va bene. Avete trovato qualcosa? No. Subito via, immediatamente. Le vado via. Devi rimanere lì. Fermo. No, di nuovo questa cosa non si può fare. No, è diversa. Ti dico io quando partire. Posso prendere Alex e basta. No, dobbiamo decidere come si vince. E poi una volta che noi abbiamo capito, allora puoi partire. Anna, che cosa è servito a aprire questa porta? Non lo so. Niente, non serviva a niente. Una cosa andiamo di sopra la impestata. Ma ti dico io come vince, no. Dai. No. Ancora non è il tuo momento. Continua a chiedermelo una volta ogni tot. E io posso? Ti dirò quando sarà. No, ancora è troppo presto. Quando il tuo... resto fermo qui. Mi addormento in questo pavimento qua. Allora io ho trovato. Stai zitto però. Io ho trovato la chiave viola, amici. Dove si userà? Mi pare che è giù. È giù. È grande però. Come capiamo? Non è possibile. Non si troverà. Guarda questo corridoio. Di qua. Non ti vedo. Come faccio a sapere? Bravo. Sei bravo. Sei un bravo Chico, sei pronto? Tra poco. Dai. Allora Chico, adesso hai 10 secondi. Basta, via. Ok, è il momento di Chico. 5. Ok. Ridi. Dopo vai a correre. No, perché ti ho detto che avevi 10 secondi, quindi sono finiti. No. Così non funziona mica. Funziona così invece. No, dopo corro sicuro tantissimo. No, perché non è possibile. Sì, cioè, andresti contro le cose. Devo correre. Ma abbiamo delle cose in mano. Tu hai una chiave inglese? Non so dove usarla. E tu, Anna, che cos'hai? Un asse di legno. Una tavola di legno. Possiamo dargliela forte sul sedere a Chico. Vedi come gli passa. Dai, vai qua. No, non è ripartito, Homer. Andiamo al piano di sopra con la chiave inglese. C'è una chiave verde. Boom, mazzettato. Ho sentito un rumore di botte. Aspetta, devo prendere la chiave inglese. Ha fatto male però. Adesso siamo arrabbiati, Chico, con te. Non si... Chico, perché hai picchiato Alex? Dai, non si fa. Stai ridendo tantissimo. No, Chico, hai fatto male. Brutto. Non si fa. Ma ti sta piacendo tantissimo questa un cosa. Po'. Cosa stai facendo, Anna? Non stai facendo niente. Non ho niente. Io ho questa tavolaccia di legno. Quando giù c'è una chiave verde, te l'ho pure detto. Ma tu mi hai ignorato come al solito perché sei cattivo. Non trovo la chiave verde. Alex è morto. Qui. Ma io ho la chiave inglese di Alex. La devo portare. Fregatene, prendi la chiave. Ma è l'ultima cosa che mi. Anna stava dicendo una parolaccia. Anna stava dicendo una parolaccia. Stavo dicendo che c'è Homer. Ok, perché sembravano due parole diverse. Io un'altra cosa. Anche io. Pazzi. Andiamo ad usare la chiave verde, Anna. Portami. Ti ricordi? È qui, guarda questa porta qua. Brava, Anna, tu sai tutto. Aspetta. Homer, allora. Vai via. Che è successo? È capricciante eroito. Guarda te, devi venire a grattarmi, ma io non lo so. Rantegoso. Alex, non puoi dire rantegoso tu. E infatti, perché se usi rantegoso? No, ci vuole il permesso del gabibbo. Dammi. No!
figlio della... Dai! Sono stato fermo! No, senti, ti metti dietro! Scusa, Sono rimasto fermo! Vedi perché nei tuoi round schifosi non si deve giocare. Potevo fare... Esatto! Potevo rivivere. Però siccome ero distratto dal fatto che Cicco fa schifo, non ho rivivuto. Quindi uscite, che facciamo di nuovo play. Allora, Cicco... Vergognati. Cosa ci facevi a 30 centimetri dal mio sedere? Mi volevi toccare il sedere? Mi stavi cercando di toccare le chiappe? Scusa? Sì, mi hai scoperto. Quello lì era il mio scopo iniziale. Che schifo, Cicco. Vergognati. Mamma mia, toccatore di ciappettine. Oh. Facciamo il capitolo 4. General Hospital. Ospedale. Stiamo andando avanti. Bellissimo con la manna. Anna, ti svegli che continui a borbottare come una pentola di facciolas. Ma cos'è? Non lo so. Io non borbotto. Tu sei il motivo delle scorregge di tutti i messicani del mondo. Cioè, non è... perché sei una pentola di fagioli. Quelli che fanno fare le puzze. I fagioli borlotti. Perché non ti parlo più. Ma Cicco e Alex sono andati in un altro paese, non lo so. No, io sono qua. Ma dormite, com'è possibile? Cioè... No, stavo pensando ai fagioli borlotti. Adesso che finiamo il video, voi vi stendete un lettino per terra e vi addormite, perché non è possibile, siete completamente andati. Boh, sarò sicuramente io il mostro così da potervi punire. Secondo me no. Homer è morto! No! Hanno detto che è colpa di qualcosa che hai mangiato. Ah, che cosa ho fatto? È colpa di quell'imbecille Bort. Quindi è stato Bort. Bort, mannaggia te Bort. Dai, ti sembra il modo? Niente. È finita quella storia, no, ma scusa. Non ci sono granché di cutscene. Però dai, tutto sommato, accettabili. Sarò io sicuro? Eccomi che esco. Non sei tu. Eccomi che capito. Non sei tu. E sono io. Sono brutto. Sono proprio brutto con la mia chitarra. E suonerò. E farò. Sì, c'ho la chitarra. Beh, però. Chi sei tu? C'ho il tamburello. C'ho il tamburello. Perché sono il lungo Bort. Sono il lungo Bort. Sono il lungo Bort. Bort. Lungo Bort. Quello è uno skateboard. Non è una chitarra. No, è una chitarra. Anna, ma come fa? Bort non ha la chitarra. E con questa figura vergognosa di Anna, prima di tutto devo ammazzare sto imbecille. Vieni subito qua, è finito il video. No, dai, per favore. Oh, dai, prendi Alex, scusami. Guarda quanto sei brutto. Ma io non ho l'animazione di camminare. Ah, ecco che cammino. Ma sei bruttissimo, Bort. Ah, prendi questa. Ma quanto ci vuole ammazzarti? 3 ore? Ma scusa, ma ti sembra normale? Ma muori immediatamente, no? C'è qualcuno qui? Ho visto Alex. Non ero io. Sei qui? Ho visto passare qualcuno. No. Ma non è vero. Era Anna. In questo buco maledetto. Non è vero, non c'era nessuno. Ma io ci passo nei buchi, però non cammino. C'ho un po' l'animazione del camminare buggata. Vabbè, sembro anche una scimmia. Dai, fa niente. Però stavolta ci fermiamo. E da Lion, Cicco, Alex, Anna, out. Ciao.